Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo nella reaction del Nintendo Direct. Non è che mi aspetti chissà quali grandi notizie se non qualche aggiornamento su Town, ovvero il nuovo gioco di Game Freak che è in sviluppo, ma a parte qualche piccolo screen neanche di gioco, non abbiamo saputo altro. Novità su Pokémon Spada e Scudo e spero che siano almeno le evoluzioni intermedie dei Pokémon Starter, perché almeno sappiamo quali tipi andiamo poi a evolvere i nostri Starter. Almeno, insomma, io prenderò quasi sicuramente lo Starter di Fuoco, visto che è il mio tipo preferito, però se vedo che lo Starter di Fuoco, è come dice un leak, è tipo Fuoco normale, potrei essere un po' titubante. Però insomma, io non è che vado a bellezza dei Pokémon, io vado più che altro il tipo che mi piace, o l'utilità che il Pokémon può avere in battaglia in base al tipo. Ah, e comunque sia, mi aspetto anche qualcosa da The Legend of Zelda e magari anche qualcosina su Metroid Prime 4 che non ne sentiamo notizie dall'E3 del 2017. Magari, non dico anche delle immagini di gioco, ma almeno il logo definitivo ce l'abbiamo? Retro? Ce l'abbiamo Retro Studio sul logo? Dai! Vabbè sì. Però anche no, Lo compro, ma non al lancio. We're calling it Super Kirby Clash. Ok. Take up quest in town. Ah, lo stesso Kirby che abbiamo avuto per 3DS. Bene, sicuramente lo porto sul canale allora. Now you remember what will happen to dear Jessica if character advances. They'll have the... Cavoli, sembra interessante. Little Town Hero. Oh, che cos'è, Wulu? That is the rule agreed upon by the people's people. Ora potrebbe essere un IP interessante, se ti piace il genere. We can finally novembre. Novembre 30 novembre. Ma così me lo dici? No, no. Ok. Marco. Marco. Marco, è Marco. King com'è che si chiamava? Eccolo! King of Fight? Com'è? Com'è che si chiamava quel titolo? Sì! Fatal Fury! Ecco chi era! Fatal Fury! Che poi non posso neanche urlare visto che è mezzanotte. Ok, va bene. Spero non ci sia solo lui, ma ci dovrebbe essere anche il compagno, credo. Novembre. Miseria, Smash sta macinando personaggi uno dopo l'altro. E siamo al quarto. Terry Bogard from Fatal Fury is joining the battle. Sono sicuro che non ci deluderanno con l'ultimo. Ne sono sicuro. Fatal Fury un po' me l'aspettavo. Aggiungo un altro pack. We're happy to confirm the development of more DLC fighters. Ovviamente, ovviamente. Cover four features you can look forward to. No. First, customizing your look. Second, Pokémon Camp. Third, curry on rice. To master the art of curry. What's that Pokémon doing here? And fourth, we'll introduce some new Pokémon discovered in the Galar region. First is Poltegeist. Normally, it makes a home for itself by hiding amongst tableware and restaurants. Ovvio, c'era una teiera. It's made of tea, complete with its own aroma and flavor. It may even allow a trusting trainer to taste its tea. This ghost-type Pokémon also has a special ability called Weak Armor. Next, another new Pokémon called Cramorant. This flying and water-type Pokémon has one huge appetite. It will swallow anything it can fit in its mouth. Okay. When it uses surf or dive, un cormorano. Watch as it rises from the water, along with the catch in its mouth. If it takes damage in this state, it'll retaliate. Può essere un Pokémon quello?
This is Kramer's exclusive new ability, Gulp Missile. Gulp Missile. And that's all we have to share with you today. Pokémon Sword and Pokémon Shield will launch on Nintendo Switch November 15th. Allora, il mese prossimo c'è un Direct Pokémon, assolutamente. O qualche trailer per farci sapere le evoluzioni. Però sono contento che non diano troppe informazioni. Sono molto contento. Annunciano il Super NES. Sono sicuro. Super NES, assolutamente. Super Famicom, Nintendo Switch Online. Se mettono il GameCube, gli compro tutto. Gli compro. Well, good luck. We're also adding in daily missions for some added challenges. By clearing these missions, you... Eccolo, il primo Ni no Kuni. 20 settembre? Ottimo. Dai, sono interessato ora, dai. Ora avete la mia attenzione piena. Sì. Beh, al Direct di giugno, no? Una nuova vita esolana. Welcome to Island Life. We're going to need some materials. Cos'è diventato Minecraft? È diventato Minecraft, bene. You here today is truly just the beginning. There's so much more waiting to be discovered. So many activities, animals to encounter. Oh, quanto mi divertirò. Calling to you from the island. Wow, ragazzi, che dire, è un direct particolare. Aspettavo le evoluzioni dei Pokémon, dei Pokémon Starter, ma non ci sono stati. Va bene così. Mi piace che non diano troppe informazioni al pubblico, tanto che li facciano vedere o che non li facciano vedere al fandom in questo periodo non va bene nulla, quindi alla fine quello che fanno vedere o che non fanno vedere va sempre male. Insomma, io adesso me ne vado a dormire, anche perché è abbastanza tardi. Quindi sono un vecchietto, vado a dormire con le galline. Niente, a questo punto io direi che ci vediamo domani con il continuo del Let's Play di Pokémon Platino, che intendo finirlo prima della release di Ni no Kuni e di, appunto, Mario Kart e The Legend of Zelda. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che verranno pubblicati anche sulla pagina community del mio canale YouTube, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!